Ma ciao! Come stai, carteruccio bello? Ehi là! Un secondo. Che bello. Allora, si lavora, mi fa piacere. Io stamattina sono stata a yoga, poi avevo una telefonata molto importante da fare, questioni non lavorative. Dunque, dov'è la matita? Qua. Solito trauma del lunedì, posso immaginare. Io stamattina di nuovo studierò un pochino qua perché ho veramente un sacco di roba da fare a livello di generale, però se no poi non riesco mai a fare una tua mia. Ciao, ma Klaus, stai barando? Mi hai detto che non ci saresti stato. Mi menti sapendo di mentire. Io ho appena mangiato. Allora, finita yoga mi ero presa la mia solita brioche, anche se volevo farla salutista stamattina, ma alla fine ha vinto la brioche. E l'ho mangiata adesso perché ero al telefono. Che bello, si è liberato. Hai rubato il peluche di Alastor per me, mi raccomando, è importante. Allora, come vi ho fatto vedere, ieri ho comprato degli occhiali rossi. E sto pensando di fare una diretta dove disegnerò con quelli addosso, vediamo cosa esce a livello di colori. Se riesco a stare online, perché sta settimana, come avete notato, sono pazzesche. Scusate un attimo. Voi che mi raccontate? Tra l'altro devo andare a portare la macchina, né? Perché le gomme della macchina si stanno spellando letteralmente. Un'altra cosa a pensare! Ma scusi, lei davvero vorrebbe che io rubi il pupazzo di Alastor a un ragazzino? Me lo stai chiedendo davvero? Tu vuoi una risposta online? Seriamente? Tanto mia figlia ieri mi fa: "Mamma, ma la voce di Alastor, del demone, non sa pronunciare bene il nome. Ma è lo stesso di Bandit, che è il papà. Un cartone animato che guarda lei di lui, che è bellissimo, tra l'altro." E io: "Eh sì, amore, è lo stesso doppiatore." "Ah, papà, lo sai che il tizio dell'inferno ha la stessa voce di Bandit?" Suo padre è così. Tra l'altro, ieri mattina voleva andare a prendere le palme perché lei fa un asilo cattolico. E ovviamente le avevano detto da Domenica delle Palme: "Voglio andare a prendere le palme." "Va bene, ti ci porto." Ormai so che non vado a fuoco quando entro in chiesa, quindi è una buona cosa. Ci siamo andati ascoltando le canzoni di Asbin Hotel. C'ero io che tutto ciò è altamente distopico, quantomeno. Ma vabbè. Comincio un'altra settimana. Questa settimana è una settimana di, appunto, di che finirà, sarà corta per quanto mi riguarda, perché ci sono le vacanze, cominciano le vacanze di Pasqua.
scorcio è veramente complicato. Voi ragazzi, cosa mi raccontate? Avete passato un buon weekend? Io spero di sì. Ah, io ho fatto la mia prima lezione di yoga. Dai, com'è andata? Racconta. Io stamattina sono andata a fare anti-gravity, ma hanno fatto una lezione molto molto pesante, troppo pesante per me, che sono alle primissime armi. Per cui a un certo punto ho detto io alzo le mani, vi guardo, non ce la facevo proprio. Cioè non volevo rischiare di stare male, ok? Perché il corpo a stare tanto a testa in giù si deve abituare, non è scontato. Poi io mediamente vengo da situazioni molto stanche, per cui molto poco allenate e molto molto stanche. Quindi bisogna abituarsi a stare a testa in giù, starci per tanto tempo, quindi anche lo stomaco, le cervici, ma è tutto molto stressante, cioè è bella impegnativa come lezione. Alcune sono ovviamente più rilassanti, altre più toste. Questa è stata veramente veramente tosta. Però mi piace, sono contenta di andare e penso che continuerò a farlo. Allora, weekend fiacco per i miei standard, ma sono andata a Milano con un'amica a sfondarci di cibo cinese, mi sembra una buona cosa. Per poi scoprire che i papi si stressano molto in questa situazione e mi sono sentito un mostro. LOL, bevi, adesso bevo grazie, allo der, generale, Klaus. Ma perché si stressano? Perché... Beh, immagino che non, cioè, non sappiano da che parte girarsi. Io ho fatto la mia pet therapy stamattina con figli e cane addosso a chiedere coccole. Quindi va bene così. Se vuoi ti noleggio mia figlia e il mio cane, così poi. È pet therapy anche quella. No, invece, vabbè, non starò a parlare di alcune cose, di casini che ci sono al momento così in asilo, che vabbè, speriamo si trovi una quadra, come di voi sanno. Però io fino all'altro giorno potevo entrare con Yanez anche in asilo perché mi avevano detto che potevo, non l'avevo neanche chiesto, mi fanno ma non lasciarlo fuori, poverino che abbaia, portalo dentro. Quando porto la bimba, quindi entro e esco, al guinzaglio, al piede, tra l'altro, cioè non neanche il guinzaglio lungo che se ne vada in giro perché no. Però mi ha detto la direttrice, tra l'altro molto amareggiata, mi fa guarda, c'è un papà che si è lamentato dei cani dentro, per favore non portarlo più, magari lascialo fuori, cioè legalo fuori in giardino. E tu guarda, ok, mi spiace per questo bambino o bambina, perché è chiaro che se un genitore è così, cioè ragazzi, i cani possono entrare in ospedale. Cioè è stato ormai, quindi, sdoganato, l'avete capito, sdoganato il fatto che avere a che fare con gli animali è solo salute mentale e fisica, per cui il fatto che non ti dica che il cane dà fastidio in asilo, tra l'altro è un cane di taglia piccola, tranquillissimo. I bimbi in realtà sono estremamente contenti di vedersi degli animali dentro l'asilo, cioè i bambini sono tutti felici. E
Io rispetto questa cosa, ma più che altro rispetto il disagio della direttrice che adesso ha altri problemi a cui pensare, per cui non rompo le balle su questo, tanto Jens gliene frega il giusto. Però mi dispiace che ancora viviamo in un mondo così. D'altra parte, tu vai in giro con un cane e tante volte mi è capitato di incrociare soprattutto nonni che quando passano vicino, il cane che magari neanche guarda il bambino, io se ne frega perché si stanno usando le sue cose. Ah, attento, vieni via, sennò il cane ti morde. Tu dici, ma perché devi. Poi ti chiedi perché la gente da adulta ha paura dei cani, perché ti hanno morso? No, non so perché ti fanno terrorismo idiota da quando eri sei in fasce. Tu sta cosa l'assimili. Di fatto è una manipolazione perché è una cazzata questa cosa qui. Un cane equilibrato non morde a caso, non lo farà mai. Okay, neanche se un bambino piccolo gli fa qualcosa alla prima, no, non reagisce, cioè nessun adulto equilibrato reagirà mai, andrà mai in overreaction se un cucciolo fa qualcosa alla prima. Ok? Non succede. Deve essere equilibrato il cane, il bambino deve essere educato. Quando succede qualcosa, generalmente è perché hanno permesso ai bambini di usare i cani come pupazzi, allora chiaramente poi il cane si stufa. I suoi segnali non vengono rispettati. Se c'è una cosa che posso dire è che il mio cane viene estremamente rispettato in questo, Giorgia è sempre stata abituata a riconoscerli e soprattutto non c'è spazio di manovra. Quando le dico lascialo stare, lei ha sempre capito, nonostante sia una che tende un pochino a provocare, a punzecchiare su questa cosa, sa che deve lasciare. Perché i no vanno rispettati, che siano delle persone, che siano degli animali. Ah, che cose faticose. Buongiorno Atomo, bentornato. Come è andato il weekend? Raccontatemi un pochino. Io ho tanto bisogno di vacanza, ma tanto, tanto, tanto. Non ce l'avrò fino a luglio. Invece sto seriamente pensando, dicevo, visto che ho preso questi occhiali rossi da sole, che tra l'altro sono proprio comodi, cioè mi riposano l'occhio, da una cosa che io amo, sto pensando di fare una diretta buffa, cioè divertente, che è un po' che non ne facciamo, in cui io disegnerò con quelli per cui i colori verranno tutti sfalsati. Mi piacerebbe organizzarla, vi piacerebbe vedere una cosa così un po' divertente dopo, insomma, è tanto che non faccio dirette del genere. Neanche Yannis fosse rattuato, ma esatto, a parte che io ti assicuro che quelli chiamati i pitbull, no? Questi cani assassini o i rot, cioè sono cani che quindi i bambini, ripeto, se un cane è equilibrato, la razza feroce non esiste, esiste un cane non rispettato, come le persone, perché alla fine non cambiamo tanto, cioè siamo mammiferi. Cioè io onestamente, vabbè, comunque. Tralasciando questo. Tanto, al mio cane i bambini tra l'altro piacciono proprio, per cui. E poi ai bambini piace lui perché sembra un peluche. E questo in effetti è un motivo sbagliato perché non è un peluche. Però diciamo che per entrare in asilo, ma mollare la giacca e uscire, non lo vedevo un gran problema. Comunque, vabbè. Benvenuti nel Medioevo, signori. Occhiali rossi con capelli blu ci piacciono, sì. Anche se tra un po' devo cominciare a pensare ad andare al parrucchiere perché sono sempre meno blu. Anche se no può venirne fuori una diretta simpatica più che altro, cioè per farci due risate, perché non so voi, ma io ho bisogno di farmi due risate. Super cool con gli occhiali rossi, yeah!
Come ho detto, non mi ricordo a chi mi parla la teiera, dovevo assolutamente fare qualcosa di apprezzamento ad Aspin Hotel. Ma visto che ho deciso di non prendermi un pupazzetto, ingenuamente avevo associato i chiarossi da Alucard o Van o Vasile Stampini. Beh, che comunque. Comunque Vasile, sbaglio, li ha gialli. Esatto, prossimo personaggio LARP, vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo. Arto superiore, ma mi serve di schiena. Questi sono manuali di anatomia artistica, giusto per darvi un'idea. La schiena, sono questi sono i fasci muscolari di fatto. È preso da questo libro, è una serie molto bella, ne ha vari, ne hanno fatti vari. Se vi interessa l'argomento ve li consiglio. Hanno un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. Dimmi, cane. Ciao Gnagni. Cosa c'è? Dimmi. Cosa c'è? Devi uscire? Devo portare fuori. Scusate, arrivo subito. Fagli fare. Duchessa Daphne Alas, Duchessa Settimo Cerchio. Dai, vai fuori. Vai. Vai uscire. Ti apro il cantiere. Però sei fuori. Ti apri dietro però, non davanti. Ve li faccio anche vedere. Così mi dite cosa ne pensate dei miei occhialini nuovi. Vedo tutto rosso. Letteralmente vedo rosso. Com'è? Ah, che strano, vedo più sfarfallio dei LED con questo. Non ho ancora avuto modo di sistemare. Non disegnerò. In realtà, mamma mia, disegnare con questi è tosta. Che strano! Non vedo i colori, cioè vedo sì i colori, ma li vedo un po' falsati.
Scusate, c'è la Stanley Tucci a Treviso, per caso, che voi sappiate? Perché stamattina delle mie compagne di corso ne stavano parlando. In realtà pensavo parlassero di altro. Che poi lui parla italiano, Stanley Tucci. Questa è un'informazione che Stanley Tucci. Sai chi è Stanley Tucci? Questa è un'informazione che secondo me potrebbe avere la teiera, perché non so perché mi sembra una cosa da teiera. Chi è? È un attore. Anche piuttosto famoso in realtà. Strano, avrei giurato che vabbè, nessun problema ragazzi, cioè, è per chiacchierare. Com'è il tempo da voi? Scusate. Allora, sì, non mi posso lamentare, è un periodo tosto. Sai quando dici, ok, non aggiungiamo altri sassolini perché tra un po' crolla la baracca, invece i sassolini, che sono sassolini, eh? Cioè, banalmente stamattina ho notato che le gomme della mia macchina si stanno letteralmente spellando e dico, ok, no, non va bene, quindi devo calendarizzare di andare anche a fare quella cosa lì. Quindi è una cosa in più a cui pensare in un periodo nel quale ne ho già troppe. E non riesco a far tutto semplice, quindi sto andando un attimo in crisi perché dico, cazzarola, dovrei lavorare una settimana, 7 giorni su 7, H24, forse riuscirei a far tutto quello che devo fare, come almeno indirizzarle le cose. Quindi sono un attimo un po' così, tra problemi, diciamo, personali, che però spero che arrivino delle soluzioni, anzi oggi dovrebbero arrivare delle questioni di soluzione, spero, a questioni di lavoro che vanno benissimo così, ma sono proprio partite una via l'altra, per cui dico, ok, io non devo ricordare, non perdere pezzi, devo ricordarmi di non perdere pezzi in giro, devo, non è proprio scontatissimo, ecco, tutto qua. Sì, esatto. C'era un grado cielo azzurro senza nuvole. Ah, capisco. Che due maroni però avresti bisogno. In realtà sì, in questo momento avrei davvero bisogno di qualcuno che mi dia una mano a tenere tutto sotto controllo perché inevitabilmente sto perdendo dei pezzi, nel senso, come vedete, sono meno presente online, ma non perché sono qua, mi chiudo, mi gratto, perché o non sono fisicamente a casa. O sto facendo altre cose, oppure ho dovuto anche un attimo fermarmi a riposare perché io settimana scorsa stavo sui gomiti, cioè fisicamente non ce la facevo. Per cui devo. Ciao, del gatto Franz! Per cui sempre una cosa in più piuttosto che una in meno, dici, vi prego, basta. Adesso, insomma, vediamo un attimino di. Poi c'è stata un'impennata molto importante settimana scorsa, appunto, con le questioni personali che riguardano appunto, sì, lavoro è importantissimo, ci mancherebbe, ma in questo caso si è andato su altre questioni. È proprio tante, cioè è proprio tanta, tanta, tanta roba, tutta diversa, quindi che non c'entra col lavoro. Personali, tanta roba insieme.
il tempo quello che è, fra l'altro questa settimana per me è corta perché cominciano le vacanze di Pasqua. Questo è. Sì, adesso guarda, sinceramente se arrivasse... Aspetta. Ho capito, vedo se sono giù la rosa gigante a forma di Alastor. Grazie, sarebbe apprezzato. Adesso se per esempio arrivasse quella mail che sto aspettando... Ecco. Perfetto. Hanno spedito. Hanno spostato la festa di fine anno di mia figlia al 12 di maggio, era la settimana dopo. Io sono a un LARP. Quindi adesso devo dire ad Andrea: ci vai tu. Ieri bloccato a Mestre perché c'era lo sciopero dei treni, ho visto una ragazza col quaderno e segno che stava alla sua arte, mi ha fatto simpatia. Sì, suscitiamo sempre un sacco di tenerezza. Sì, Atomo, lo sarò, lo sarò! No, è arrivato Augustus Dux. Basta, ciao ragazzi, chiusiamo la diretta. No, scherzo. Grazie Augustus, ciao ragazzi, come stai? Dai, che comincia la lotta, che è da un po' che non viene fatta. Lottate, lottate, lotte! Fight Club! Sì, vi voglio agguerritissimi, vi voglio cattivi e ragguerriti. Terra 12 maggio. Che è anche la festa della mamma. Fantastico. Perché sei andato giù tu? Scusate un attimo, controllo cosa è successo al telefono. Sì, dateci sotto, ragazzi. Buon pari. Ok, vedo che c'è un pelinino di bafferi. Ok, dai, dai, non arrenderti, non arrenderti. Ah, Augustus, no, basta. Tutti quanti insieme facciamo buh ad Augustus Dux. Aspetta, avevo le pubblicità, dicevo, sei forte adesso, ma purtroppo sembra che le cose capitano tutte insieme, ti devasta, ma poi passano. Sì, ma allora, cioè, voglio essere sincera, non è che siano cose brutte, cioè qualcosa sì, è una situazione, diciamo, degenerata riguardante l'ambiente scolastico.
quindi non entro nei dettagli perché comunque si parla di minori, per cui io non ve la racconto per questo motivo. Però diciamo lì la situazione purtroppo è degenerata in maniera importante, quindi adesso spero che si trovi una quadra. Ma per il resto non c'è niente che non vada in maniera particolare, insomma, semplicemente appunto come dice Atomo, tante cose proprio anche in poco tempo, cioè in queste 3 settimane proprio c'è stata un'impennata pazzesca. Per cui i programmi che avevo legati a adesso faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro, ovviamente mi tocca dare delle priorità. E purtroppo queste priorità in questo momento mi portano non live, tutto qui, perché se ho delle riunioni con il comune, con altre cose, e cioè chiaramente gli orari sono quelli d'ufficio. E siccome io pomeriggio poi non posso, comunque generalmente è anche più difficile, sono la mattina e quindi non riesco magari a essere presente da sola. Questo è essenzialmente il motivo per cui ultimamente sono meno presente online, ecco tutto qua. E fondamentalmente riesco a star dietro solo a poche piattaforme che sono questa, Twitch e Instagram. E anche appunto non come vorrei. Comunque domani io salvo imprevisti, perché è la frase che io ripeterò sempre, il salvo imprevisti. Domani salvo imprevisti ci sarà la diretta non qui, ma appunto sui Gigi Pennelli e Caffè. E ovviamente mi farebbe piacere ci foste anche voi, veniste a vederla. E appunto una delle cose un po' strane è che quest'anno, questo mese l'ho arriva tardi, perché di certo le faccio molto prima, alla fine del mese, con i pennelli e caffè. Ma o la faccio adesso o andiamo ad aprile. E quindi alla prossima. Non muore nessuno perché, cioè, i pennelli e caffè, quando diciamo che è uno stress, deve essere uno stress anche per noi che lo organizziamo. Però così è. Così riesco. Arriva il tran, è del nostro mostro di metallo. Le uova del nostro giardino si sono schiuse. Stamattina non le ha più trovate le uova, che in realtà sono dei pallini da come si chiamano quelle pistole giocattolo, che sono circa 5 mm di diametro. Sono chiaramente vecchie, cioè sono là da tanto. Erano gialle, insomma, una volta mi hanno scolorito, quindi mi viene da pensare che siano stati dei residui bellici dei bambini che erano qua 20 anni, che 20 anni fa erano bambini e adesso sono giovani uomini. Perché non sono vere uova. Insomma, comunque stamattina non le ha trovate e non si sa, ma ti ricordi dove le hai messe? Non sono nel nido che gli hai fatto. No, forse le ho già giocato ieri con gli amici, che ieri hanno trovato dei bambini qua con cui giocare. Salvo imprevisti o fame. No, l'ho mangiato prima di fare la diretta. Cioè, resti di una brioche qua, briciole ovunque. L'importante è che ti tagli un pezzo del tuo per fare quello che tu più ti piace, qualsiasi cosa, ti dà una carica per affrontare con più serenità situazioni fastidiose. Sì, è vero, infatti stamattina sono riuscita ad andare a yoga ed è una cosa che anche se non mi riesce bene perché non sono allenata e fare yoga già è pesante, poi se fai anti-gravity è ancora più impegnativo perché devi gestire anche l'elastico, l'amaca. Però mi piace, mi diverte e sto vedendo che riesco a non pensare al lavoro finché non ho finito. Per cui il mio lunedì in realtà comincia alle 10 meno un quarto. Ma questa è una gran cosa. Quindi anche se non mi riesce bene o come stamattina ho dovuto, come dire, ho dovuto mollare a un certo punto perché non stavo riuscendo a fare l'esercizio e allora pazienza.
mi piace farlo e diciamo che godo dei piccoli successi che ho, delle cose che imparo pian piano. E soprattutto appunto è un momento in cui non penso a nient'altro se non a far quello. Qua si è spostato il manichino, ma forse è meglio così, come posa. Tra l'altro, ecco, oggi è pranzo, devo fare una chiamata, ecco. Vi dico, ho fatto bene a fare un'altra telefonata stamattina perché poi oggi a pranzo ne ho un'altra. Sì, per piacere mi piace. È chiaro che sarebbe bello riuscire a farlo in maniera fluida, tutti gli esercizi, cioè la bellezza è anche un po' nell'estetica, perché chiaramente quando sei padrone del tuo corpo, sei abbastanza elastico da non saltellare appesa all'amaca in maniera imbarazzante. È più bello, però è impegnativo. Cioè, io vedo l'insegnante, oggi ce l'avevo anche vicina, per cui lei è tranquilla, parla, respira e tutto, ma certo, cioè, i muscoli che stanno così, insomma. Questa persona penso che abbia passato i 50 anni, ha una tonicità muscolare che dico, signora, come fai? Cioè, ok, giustamente è il lavoro suo, però vedi che insomma anche lei si impegna, cioè, quindi figurati io che sono fatta di carta igienica bagnata e messa lì, ecco. Forse qualcuno le ha fatte schiudere, non lo so in che senso. Bevi, si berrò un po', anche perché sto finendo l'acqua. Mi stanno chiamando, 20 minuti prima del pranzo, mi devono tartassare gli impegni. Ciao Klaus! Ovviamente voi vedete una prospettiva del manichino diversa da quella che vedo io. Per forza. No! Si è spostato ancora. Più così, più corto e questa parte da qua. Allora, io mi sono preso 4 giorni di riposo assoluto. Avevo bisogno di staccare la spina. Guarda, se hai potuto prendertelo, hai fatto benissimo. Assolutamente, hai fatto bene. Sarò onesta, io onestamente, se potessi lo farei. Però non è una cosa che adesso posso fare, per cui cerco di organizzarmi e tirare dritto.
aperto due volte sta finestra? Adesso in realtà devo vedere come organizzarmi un po' la giornata, nel senso se fare altre cose per specifico oggi o se cercare di pianificare la settimana per come posso. Più in qua la metà è più qua un belico. Beh, questo lo so fa così il nostro quadricipite femorale. Una volta sapevo i nomi di un sacco di muscoli perché ero obbligata a studiarli a scuola. Adesso me ne ricordo due. Siamo in due soci, diciamo che i lavori grossi sono stati chiusi, per quelli piccoli socio temporeggio, ok. Io invece ho svariate questioni anche di gestione di banca da gestire, ma devo anche fisicamente andare, quindi sto cercando di organizzare, tra virgolette, e cercare di capire se posso fare dei viaggi unici per non fare ogni mattina avanti e indietro da qua al centro. Sarei dovuta andarci settimane fa, poi ho avuto bimba che non è stata bene, robe così, per cui non sono proprio più riuscita ad andare ancora. Questo è quello giusto. Questo. In più sto aspettando il corriere per spedire una tazza che hanno preso sabato. Quella di Dune. Poi devo gestire la questione del pattinaggio perché anche lì Giorgio non ci vuole più andare. Comunque, sto pensando a quale vorrei un soggetto più pop, quindi non so, un personaggio da fare sulla tazza, perché ho quelle di Hazbin Hotel, ma ne volevo fare un altro, non so se fare un altro Totoro o qualche supereroe o Dragon Ball. Potrei fare Dragon Ball in effetti. Qua non va, è sbagliato.
che deve essere più in qua. È un periodo un po' così, mi dà fastidio stare in mezzo a gente a parlare, soprattutto. Ma per stare stanco anche tu, è successo qualcosa? C'è ancora Totoro nella stanza del tasto? Sì, c'è ancora Totoro. Com'è andata la sessione, gatto Franz? Andrea un po' mi ha raccontato qualcosina. C'è anche per via di Cuba. Non sono sicura di aver capito. Bene, prigionia di elfi scuri e dura fin di mai. Sì, questo me lo ha detto. Super riscottone sudorposo di tuo marito. Ah, risottone, riscottone. Ah, cavoli, non so niente, non sapevo. Tesoro, mi dispiace. Ti volevo scrivere l'altro giorno per chiederti, poi appunto non ho avuto un attimo di tempo. Tra l'altro è successa una cosa simile, cioè il mio vicino, giovedì sempre. Uno aveva due cani, adesso ne ha uno e uno si addormentava, era vecchio, si è addormentato e non si è più svegliato. Mi spiace, caro, ma così all'improvviso è stato, cioè stava così proprio veloce. Ah, davvero, mi dispiace un sacco. Il coso qua, scusate un secondo. Cara, mi dispiace veramente tanto, guarda. Ah, certo, oh, non è quella. Perché non trovavo le cose che cercavo nel libro? Perché cercavo nel libro sbagliato. Un'otite che è stata sbagliata, aia. Sì, però voglio dire, così veloce, ma nel senso un'otite. Cioè, ovviamente non voglio neanche dire né girare il coltello nella piaga, non. Guardami, più che mandarti un abbraccio e dirti che mi dispiace tantissimo, non so cosa dirti. Purtroppo condoglianze, questa è l'unica cosa che mi viene da dirti. Sincere, ovviamente, condoglianze. Mamma mia, porastella.
Le otiti sono davvero una brutta cosa. Cioè, veramente non si, uno non si direbbe, non pensi, ma un'otite può essere veramente una cosa, diventare una cosa veramente brutta. Ah, sei arrivato tu. Finito di dare la caccia alle lucertole? Sono 11:47. Eh sì, oggi sono un po' in ritardo rispetto al solito. Sì, la prima volta che l'ho portato era comunque otite, poi boh, non aveva più nulla, abbiamo fatto la cura, eccetera. A distanza di 6 mesi si è ripresentata, ma lui non ha mai dato segnale. Ma ti dirò che anche io col mio ho avuto di recente proprio. Allora, di solito ti dicono per capire se il cane ha problemi alle orecchie, a parte dol eventuali dolori o cose, di annusargliele, perché lo senti l'odore. Siccome Yanez è a cani che comunque tendono ad avere anche il pelo lungo anche all'interno dell'orecchio, è possibile che si creino otiti e cose così. Entra un po' di acqua un attimo, non esce il pelo, insomma, succede. E ha detto: comincia a essere sordo, sai, all'età, in certa età, cose così. Ho sentito il veterinario, mi fa prova a pulirgli le orecchie con il prodotto apposta, eccetera, eccetera. E oggettivamente abbiamo visto che migliorava la cosa. Però vedo che devo stare attenta, forse nel suo caso è dovuto all'età, nel senso che comincia a essere vecchietto, per cui il sistema immunitario si abbassa e quindi diventa più soggetto a cose di questo genere. Però appunto come si dice? Non danno segnali, cioè anche nel suo caso non c'era un segnale di otite in corso, solo il fatto che non ci sentiva più così bene. Poi vabbè, ripeto, nel tuo caso mi sa che la situazione è sicuramente diventata cambiata.
Mi sembra strano che un'otite diventi una cosa del genere, però non sono un medico, per cui al di là della mia perplessità da ignorante mi alzo le mani, insomma. No, si è rotta la pina. Ho la pubblicità, sono qua. Ali, eccoti. Può anche essere magari il contrario, che ci fosse qualcosa, avesse fatto come reazione un'otite, però ovviamente non te ne accorgi, cioè nel senso, però sono speculazioni le mie. Ciao Walmark! Che insomma a questo punto lasciano il tempo che trovano. Posso appunto soltanto dirti che ovviamente mi dispiace un sacco. Grazie Walmart, gentilissimo. Mi ha distratto da quello che stavo facendo, ma non importa. Tanto appunto sono studi, gli studi sono fatti. Per farti bestemmiare. Poi il piede è bastardissimo. Ma figurati, ci mancherebbe. Scappo, vado a fare la commissione, ci sentiamo. Un bacione, caro. Fai il bravo. Dopo ti scrivo, magari. Ciao caro.
Basta, sto cominciando a truccare. Allora. Bene, ragazzi, è mezzogiorno. Noi ci vediamo domani in una diretta che ci sarà alle 10, ma su Instagram, non qui, che è quella di Pennelli e Caffè che devo fare ancora questo mese perché sono indietro. E, ho deciso che la farò appunto domani, all'ultimo un pochino in corsa. E sto valutando di metterci in mezzo il fatto di. Non so, no, non vi annuncio niente, non vi preannuncio niente dei miei piani malefici, faremo tutto in diretta. Intanto, ragazzi, grazie, miau, grazie di avermi seguito anche oggi. Prima o poi riuscirò a sistemare la chat, abbiate pazienza, ma ripeto, nelle famose cose delle priorità, in questo momento quella non è una priorità. Cioè, ho provato a sistemarla, non ce l'ho fatta, devo chiedere a marito, devo beccare marito, insomma. Mi ha anche detto, ma sì, la facciamo insieme io. Ciao, certo, come no. Quindi, fate i bravi, fate i buoni, noi ci vediamo presto e mi raccomando, non lo so, andate a dormire presto stasera? Grazie ragazzi, ci vediamo e buon lunedì, buona settimana. A domani su Instagram. Ciao!